Allora, dopo questa ultima pausa, chiudiamo con questo ultimo contributo, questa tre giorni qui in questa masseria. Ringraziamo ovviamente chi ci ha accolto, dobbiamo anche ringraziare chi ha avuto questa idea di offrire a noi e a voi questa esperienza, non solo a voi, quindi per noi è preziosa quanto voi o probabilmente molto più di voi. Come pensiamo di chiudere? Con tre momenti, anzi ringraziamo Raffaele che ci hanno portato Diego Clinca, una testimonianza straordinaria, diretta, di uno che da noi chiameremmo terrazzano, ma lui si vuole chiamare vichingo di campagna, quindi questo è un bel... giusto, lui è sicuramente una testimonianza di un... selvaggio, è una testimonianza di quegli uomini neolitici, raccoglitori, manco pure cacciatore, perché ti diverti a fare forse lumache, quindi, però è un raccoglitore, lumache, funghi, erbe, vai a caccia con tagliole, lepri o no, tutto, quindi anche un raccoglitore cacciatore. E l'ultima, vedete, non l'ultima, vedete, pure se siamo a un livello di sviluppo di società avanzate, abbiamo ancora testimonianze di uomini che vivono ancora come si viveva 10.000 anni fa. Erbe. Allora, i momenti a questo punto sono quattro. Io lo vorrei, prima che tu ci dedichi un po' della tua attenzione qua, il primo momento è che ognuno di voi adesso deve venire qui e farci le sue riflessioni su questo corso. Che cosa si aspettava, se le sue aspettative sono state soddisfatte, che cosa non è andato, che cosa ha imparato, cosa si porta a casa, che cosa si sarebbe aspettato che non gli è stato dato. Ci siamo? Poi passiamo la parola a lui, poi passeremo la parola al dottor Del Vicio. Io faccio quest'ultima conclusione: entro le 5:30 dobbiamo chiudere, va bene? E quindi chi comincia? Io chiamo in ordine alfabetico. Dove sta Patrizia? Dove sta la lista? Allora faremo questo, è un momento importante, io chiamerei la prima, viene qua, si presenta, seguiamo l'ordine alfabetico, ok, vieni, devi venire qui, c'è il microfono, a te le tue conclusioni, ognuno di voi lo deve fare questo, non facciamoci... Prego, un attimo di silenzio per favore, è il momento più fondamentale di tutta l'esperienza, puoi parlare a massimo. Allora, è un corso che mi è piaciuto, che mi ha arricchito indubbiamente, forse più pratica sul campo sarebbe stata utile per me che sono proprio ignorante in materia, e l'unica certezza che ho avuto è che nella raccolta, classificare, nel cercare di capire le piante, non ci sono certezze proprio, cioè non c'è una regola per il quale mi dice questa pianta posso o non posso, perché non è facile individuarle, ci vuole tanto studio, proprio sul campo, non solo ovviamente sui testi, ma anche sul campo. Non mi posso, so adesso che non mi posso azzardare a raccogliere alcune cose che prima l'avrei fatto nell'ignoranza, perché adesso ho un po' di, come si dice, di... Sì, esatto. Concludo. Grazie. Ecco, la sua riflessione è che ci fa capire che è materia di specialisti, c'è una scienza, quindi non è che ci possiamo improvvisare, come esiste il cardiologo, andiamo da lui e quello che dice lui è oro colato. C'è anche una disciplina, si chiama botanica, che ha i suoi specialisti e che solo loro possono trattare con il dovuto rigore, con le certezze, ma anche con le incertezze. Perché l'esperienza del corso, almeno questo valore ci deve far portare a casa, che è il valore della complessità. La complessità dobbiamo cominciare ad accettare e la dobbiamo cominciare a vedere non più come un limite o un qualcosa di difficile, ma come valore.
non so se questo messaggio lo facciamo nostro, ma questo è importante. La scienza ci sta dicendo la complessità deve essere un valore, dobbiamo imparare a conviverci. Complessità non significa difficile, complessità etimologicamente significa complexum, con trama. Le cose sono in trama, sono in rete, sono una collegata all'altra, ecco quindi mai la certezza, perché le variabili, i fattori che influiscono, determinano, sono tanti. Questa è l'ultima avanguardia della conoscenza scientifica sulla natura, accettare la complessità, ma non come limite, non come difficile, ma come valore con cui dobbiamo, e quindi questo ci deve far pensare, ciò che poi ci creerà le incertezze, che sono normali. L'incertezza ormai è un altro valore, non è detto che avremo sempre la certezza. La stessa scienza ci dice che un altro valore è l'incertezza, l'imprevedibilità delle cose. Perché se no siamo abituati che andiamo alla scienza e ci deve dare certezze. No, la scienza è la prima che ci dice l'incertezza fa parte della conoscenza, oltre alla complessità con cui ci dobbiamo misurare. Secondo contributo, chi viene? In ordine alfabetico, dai, chi viene dopo lei? Ah, dai signora, prego, tu, sì, sì. Ti presenti, nome, cognome, e fai la tua conclusione. Sono Francesca Ceci e il corso mi è piaciuto. Anch'io avrei preferito più individuazione sul campo che teoria, anche se la teoria è importante. No, bello, sicuramente bello. Poi soprattutto avrei, credo che sarebbe utile non ridurre questa ricerca sulle spontanee a quelle alimentari, ma anche a tutte le infinite proprietà che hanno queste erbe, che sono altrettanto interessanti di quelle mangerecce, insomma. Grazie a tutti, grazie a Annello e a Gennaro, arrivederci. Allora lei pone la questione, sarebbe interessante estendere questa esperienza anche alle officinali, se facciamo questo perdiamo di metodo, perché dobbiamo decidere, la scienza dice devi decidermi il campo da arare. Allora il campo delle eduli è un campo, quello delle officinali è un altro, trattarli insieme diventa un'esperienza un poco più complessa. E allora le spontanee quali di interesse, poi ci sono le aromatiche, vi ho fatto vedere le officinali, le tintorie, e dobbiamo perderci, dobbiamo seguire un metodo, chiaro? Dai, Giuseppe, un'altra riflessione, sarebbe piaciuto andare più sul campo. Guardate, andare sul campo, se non ci si prepara, adesso il secondo livello, se faremo un'altra esperienza di corso, potremmo andare di più sul campo, perché è necessario fare un po' di teoria per andare poi nel campo. Vabbè, sono Giuseppe Campanella e niente, la cosa che mi ha fatto scattare ulteriormente come discorso di curiosità è sull'etimologia, cioè legato alle erbe spontanee, come questo può condizionare alcune parole legate, mi viene in mente il fatto di zapponita per esempio, no? Il discorso dell'aneto, cioè voglio dire, voglio cercare un po' legato alla storia e a di trovare, cioè in base alle erbe spontanee mi è venuto quindi questa mi è scattato questa curiosità di informarmi su appunto un discorso sociale, sul discorso storico tramite le erbe spontanee, quindi capire ecco la vita sociale di certi, che so, di 40-50 anni fa, di non so. E niente, è così. Comunque è stata una bella esperienza. Leonardo, a te le tue conclusioni. Cosa vi aspettavate? Che cosa vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Allora, io sono Leonardo Favale, sono di Casa Massima. Penso che
di essere molto soddisfatto del corso per come è stato strutturato. Tuttavia, devo dire la stessa cosa, mi aspettavo probabilmente più il momento empirico rispetto a quello teorico. Il momento proprio sul campo, quello di cui abbiamo parlato, diciamo, poc'anzi. Mi è piaciuto molto l'approccio, che è un approccio sentimentale alla campagna, alle persone, e questo è una cosa che gradisco molto. Grazie moltissimo, siete stati bravissimi. Grazie. Allora, in fondo, tu, Giuseppe, no, Giuseppe, ho azzeccato il nome. Io ero interessato a entrambi gli aspetti, diciamo, sia quello teorico che pratico, e in entrambi i casi c'è stata comunque una crescita delle conoscenze, diciamo, sia come numero di piante, utilizzi, eccetera, che non conoscevo, sia dal punto di vista della sistematica, se vogliamo. E in entrambi i casi il tempo è stato poco in generale, ma questo diciamo sarebbe stato utile sicuramente approfondire per quelle che erano le mie esigenze entrambe le cose, quindi un po' più sia in sistematica, in particolare le forme, diciamo la morfologia delle piante mi è interessato molto, e anche, diciamo, utilizzi oltre che conoscenza delle piante. Ok, noi abbiamo impostato questo primo livello perché dobbiamo dire che era un primo approccio alla tematica, no? E non sapevamo, perciò abbiamo scelto un livello più basso, perché abbiamo visto come ognuno di voi viene da una storia personale diversa, ognuno ha un livello di formazione diverso, e questo è anche bello. Da una parte abbiamo laureati in diverse discipline, da quelle umanistiche a quelle scientifiche, e quindi non era facile progettare un'esperienza di corso se non si partiva con un livello che potesse partire da quello che è un livello di partenza molto molto basso, ma non per offendervi o perché è molto eterogeneo il livello di partenza, e quindi noi abbiamo tarato il nostro progetto didattico a questo livello generale di interesse, cioè di persone che volevano capirci un po' di questa fitoalimurgia. Voglio che venga adesso la signorina in fondo, non voglio, cioè dobbiamo venire tutti, scusatemi il voglio, ma dobbiamo tutti dire la nostra. Il vero sapere di non sapere, questa è la massima, che era vera tantissimi anni fa e vera ancora oggi. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato, diciamo, dietro le quinte, perché mi rendo conto che ho usufruito di qualcosa che era sulle spalle di altri, insomma, e non posso che essere contenta dell'esperienza fatta e apprezzare la vostra bravura. Grazie. Dai, il nome purtroppo io non ti chiami, sì. No, devi dire, e di che non c'hai niente da dire, vieni qua e dici io non ho niente da dire. Nome e cognome, esperienza, sollievi, che mondo sei, che stai studiando, come ti chiami? Marilena. Marilena, che esperienza, dove vieni? Da Andria. Da Andria, che studi stai facendo? Filosofia. Perché ti trovi qui? Te ne vai soddisfatta? Tutto bello. E come mai uno di filosofia si trova poi a parlare di piante? Perché c'è qualche... Non lo so, sono curioso io, tu come rispondere? Ti risponderei che è proprio là, secondo me, sta la vera sapienza. E quindi... Cioè che uno di filosofia può parlare anche di piante. Questa è la vera sapienza. Parlare di piante, sì, volendo parlare di piante. In generale, secondo me, conoscere la natura. Conoscere la natura, quindi è l'interesse per ciò che è natura, il bisogno di base, voglio dire. Sì. Ok. Va bene. Grazie. La signorina
La signora o signorina che sta scrivendo, prego, grazie. Mi chiamo Flavia. È stato interessante questo corso per ampliare le mie conoscenze. Ho scoperto delle cose nuove. Sono appassionata di cucina e quindi mi è interessato molto scoprire che posso usare i frutti dell'albero del ciliegio selvatico per fare i liquori. Ho conosciuto dei compagni che mi hanno dato degli input nuovi, per cui tutto ok. Grazie. Sì, prego. Salve. Gianni Recchia, sono venuto per imparare, per vederci un po' più chiaro in questa materia. Per me era tutto oro colato, quindi è stato bello, interessante. Non l'ho seguito appieno, però mi ha arricchito come corso. Non ho critiche agli insegnanti, li ringrazio per il confronto comunque. Abbiamo spaziato su tutti i temi con discrezione, con attenzione. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Chi è che vuole parlare ancora? Sì. Marisa, mi ricordo il nome adesso? Sì. Ecco. Ricordo il nome delle piante, ma delle persone faccio fatica. Va bene, grazie. Allora, oltre a ringraziarvi tutti, anche per me è stata una bella esperienza, perché anche se alcune cose, per esempio, potevano anche essere scontate, soprattutto la parte più teorica, il confronto ovviamente con gli altri esseri umani è sempre bello, soprattutto per chi vive in campagna da sola come me. E niente, quindi è stata un'esperienza positiva, anche perché, come, soprattutto per il confronto con tutti quanti voi. Quindi grazie. Grazie a te. Chi c'è ancora? Dai, senza vergogna, tanto è una chiacchierata che facciamo, non è che è più. Adesso ci sono le telecamere, va bene, però. Prego. Grazie. Vabbè, il corso mi è piaciuto, è stato sicuramente interessante. Avrei gradito che, essendo un corso di piante eduli, ci fosse stato anche un assaggio. Nel senso, per alimentare un po' l'interesse, la conoscenza con altri sensi, oltre alla vista, insomma, integrare un po' questo aspetto. È vero, hai ragione, perché questo aspetto mancava a questo corso. Ecco, il corso è stato strutturato, come diceva Anello, di base, perché doveva essere accessibile a tutti. Adesso non è che c'è qualcuno che è laureato in un ambito scientifico piuttosto che letterario, insomma, oppure umanistico, e allora bisogna fare un tornaconto, bisogna vedere insomma come impostare il corso. Un corso base poteva essere accessibile a tutti, quindi le informazioni teoriche non potevano essere tantissime, dovevano essere sempre ponderate a ognuno di voi, però l'aspetto, quello culinario, quello potrebbe essere integrato, e per quello ci vuole anche l'esperto, perché poi non è che possiamo fare anche i cuochi, quindi bisogna invitare. Però ti posso dire che di mi riferivo al fatto che la vista è uno dei cinque sensi, quindi poter riconoscere con la vista è quello che abbiamo passato fino ad ora. Però poterne sentire il tatto, l'odore, il gusto, e poi anche provarle, vedere che sono buone, comunque si fissa di più nella memoria e ti incentiva anche a fare tutto un lavoro di studio, di riconoscimento, di legame con il territorio, che alla fine, cioè, se i contadini le conoscono è perché se le mangiano, e noi magari facciamo lo stesso percorso, cioè iniziare con l'assaggio, eccetera, poi ci inventeremo le ricette, le mischieremo con 10.000 altre cose,
altri ingredienti, spezie, eccetera. Però almeno assaggiarle ti può darle da provare ad ognuno e sentirne l'amaro, l'acido, eccetera. Cioè è un passo avanti verso il conoscere davvero la pianta. Sì, no, esatto, no, è giusto questa osservazione, però abbiamo dato lo spunto, la curiosità. Infatti se tu stai parlando adesso di cucina è proprio perché noi ti abbiamo dato l'input di dire le voglio cucinare, le voglio assaggiare, quindi già questo è tanto in un corso, dare un input quando uno va a casa e riflette, dice beh, però il Sonkus Asper l'ho conosciuto, adesso lo vado a raccogliere e me lo cucino e vediamo anche che sapore ha. Questo è il fine del corso, è anche questo, dare uno spunto a voi, incuriosirvi anche su altri aspetti che non siano solo proprio quelli botanici, oppure fitosociologici, oppure di quello che ha parlato Nello, no? Siamo arrivati addirittura agli ecosistemi, che è un argomento che poi spazia, perché lì c'è veramente molto da dire. Però poi gli argomenti diventano sempre più difficili, quindi bisogna adesso avere una base comunque teorica, penso ve l'abbiamo data, no? Con queste lezioni teoriche, e poi la pillola che è l'uscita, l'escursione di oggi ci ha fatto capire, un po' ci ha fatto mettere in pratica quello che avevamo visto a lezione. Prego. Mi chiamo Pinuccio Giuseppe Picca, sono un ex militare in pensione da molti anni. Pensavo che l'ordine di interventi dovesse essere in ordine alfabetico, mi sembra che sia stato in ordine anagrafico e quindi è giusto che io sia l'ultimo. Sono diversi anni che se mi trovo a parlare sono sempre il più anziano. E ho sentito e apprezzato le varie considerazioni e penso che a questo punto io debba prendere una parola a favore degli organizzatori. Ragazzi, non so quante esperienze organizzative voi avete o abbiate avuto. Quando si deve organizzare qualche cosa è difficile, cioè bisogna innanzitutto sapere con chi devo parlare, che scopi devo raggiungere, chi verrà, chi non verrà. Gli organizzatori non avevano la più pallida idea, qui hanno trovato un generale, mia figlia è una veterinaria, voi altri non so. Quindi non potevano improvvisare e dire facciamo questo e incontriamo l'approvazione di tutti. Quindi hanno dovuto fare qualcosa di generico che dicesse un'introduzione e facesse vedere anche un po' di piante. Sarebbe stato bello che fossimo stati sempre sul campo, ma adesso abbiamo trovato un po' di fresco. I primi due giorni faceva un caldo da morire. Se loro fossero partiti in questa maniera, noi dopo tre ore saremmo stati con le ustioni in faccia, come è capitato a me, per altri motivi, peraltro, e forse con la lingua di fuori. Quindi io penso che sia stato, fra le varie soluzioni, sia stato il miglior compromesso. Io non sapevo che cosa avrei dovuto provare. Mia figlia mi ha telefonato all'ultimo minuto: papà, c'è qualcosa del genere. Bene, vengo. Per me sono stati tre giorni di vacanza bellissimi, sia dal punto di vista degli incontri che ho potuto fare, tutta gente molto più giovane di me, io mi sento tutto in paradiso per questo fatto, sia per il paesaggio, sia per la mangiata di ciliegie che abbiamo fatto, sia per quello ringrazio i cuochi e sia per come è stato organizzato il tutto. Io penso che di meglio non si poteva se fare. Cosa mi aspettavo? Esattamente più o meno quello che poi siamo riusciti a fare. Non potevamo avere tutti. Io ho fatto dei corsi in montagna col Club Alpino Italiano, di cui sono stato dirigente. Tanto duravano sette giorni, la gente che doveva andare era selezionata, si sapeva quello che si doveva fare, eccetera. Qua cosa avrebbero potuto inventarsi di più e di meglio? Per cui io mi sento solamente di ringraziare gli organizzatori e di dire che sono stato soddisfatto, mi sono trovato bene. Grazie a tutti. Grazie. Allora chiudiamo qui l'intervento, adesso possiamo dare la parola al nostro... Scusa, solo che l'ordine alfabetico era proprio per dare un ordine, perché adesso...
Sì. No, non ti senti male, dai, vieni. Prego. Così. Anche se non ho avuto, diciamo, la fortuna di partecipare a tutto questo, alle tre giornate, soltanto oggi mi sono aggiunta, per cui trovo veramente molto, molto positivo questa partecipazione. Mi piaceva sottolineare un aspetto, diciamo, fare due osservazioni. Una che un po' tutti quanti noi siamo legati alle piante perché c'è una tradizione familiare alle spalle che poi cerca un habitus scientifico e che poi torna alla terra. E questo passaggio secondo me è fondamentale ed è molto bello. E in tutto questo mi è piaciuto moltissimo il vostro riferimento alla complessità, cioè nel nostro, noi umani all'interno degli ecosistemi, cioè non guardiamo soltanto la piantina, il nome scientifico, quello che c'è dietro, ma guardiamo a tutto ciò che ci circonda, cioè al mondo nella sua interezza e quindi al nostro rapporto e a come noi contribuiamo a cambiare, a modificare queste relazioni in meglio, si spera, grazie a questi laboratori, quindi grazie a voi e a chi ha organizzato questa cosa. C'è qualcun altro? C'è qualcuno che si nasconde. Fatevi coraggio. Soprattutto chi ha seguito il corso dal primo giorno, perché molti hanno seguito il corso. Quindi, ma va bene, noi non forziamo. Va bene, adesso diamo la parola a Diego e poi gli diamo, ognuno di noi può fargli qualche domanda. Diego, tu che cosa ti senti di raccontarci? Quello che vuoi. L'erba è tuo. Dove sta pompato non bisogna raccoglierla proprio. Allora, la prima cosa. Pompato, che significa pompato? La pompato, il seccatutto che mettono vicino. Bisogna stare attenti dove si fa la pianta, dove cresce la pianta. Bisogna andare prima alle cose selvagge, dove stanno le vipere e i serpenti. Prima cosa. Che lì è sicuro che c'è. Non si è pompato niente. È più sicuro. Sicuro. Tu vai, fai la loro, fai la malba, la spaccapietre. La spaccapietra. Ci sono tante erbe di campagna. Dì i nomi, cominci a dirti. Allora, la malba. Malba. Spaccapietra. Spaccapietra. L'erbe tu vinte del vento. Che quali si fanno? Si fanno 10 cotti per abortire le donne. Invece quelle che si mangiano, Diego, cittadino. Siboni. Siboni. Cicorelle. Siboni. Cicorelle. Cicorelle campestre. In dialetto. In dialetto. I siboni ci credi. Ma tu le raccogli, le vai raccolgo, a vendere? Le raccolgo e rivendo pure. Quindi c'è un mercato. C'è un mercato a Conversano. Tutte le botteghe di Conversano ce le porto io. Ah, quindi ci sono botteghe a Conversano. Sì. Che ce li porto io, magari. E che vendono erbe spontanee. Sì. E gliele fornisci tutti. Sì. E quindi faccio soldi. Beh, il campo che i soldi. Faccio soldi. Ce ne raccogli parecchi. Ma se hai. I sacchi. I sacchi. 20, 30 kg alla volta, ogni botteghe ce li porto. Lavata e pulita. Quanti ce ne sono di negozietti che vendono le tue verdure? 4-5, Conversano. Sono negozi di verdura? Di verdure, botteghe. Frutte e verdure. Frutte e verdure, sì. Sei l'unico rimasto? A Conversano. Ecco, ce n'erano tanti ancora. No, parecchi anni fa. Come ti vedono i Conversani? Già mi sanno. Mi chiamano in campagna, portami Siboni, vendi chi ti Siboni. Ma ti senti gratificato di questo lavoro? Cioè, gli altri come ti vedono? Però perché decidi che ti devi far chiamare vichingo di campagna? Perché a capo serpenti, asparagi, tutto faccio io in campagna. Perché la chiappo che mi piace lo chiapparlo. Un divertimento, da piccolo. Da piccolo. Non sei un San Paolano. No, no, non li ammazzo. Non li ammazzo. Non li ammazzo i serpenti. No, no. Poi c'è il mortillo, c'è l'alloro in campagna. Ma qual è l'erba che ti chiedono di più, per esempio, a Conversano? Questi negozi? I siboni più. Siboni e cicorelle campestre. Cicorioni e siboni. C'è un modo particolare che ti piace mangiarli a te? No, io non ne mangio. Tu non le mangi? E che ci dobbiamo fidare di... Li vado a fare e li porto le potere. Tu non li mangi proprio? Non li mangio. Mangi la carne? No, no, mi arrabbio, passa asciutta tutto. Però... E perché non li mangi? Cioè, questo ci può preoccupare, o no? No, i siboni, se li bollisce mia moglie con un po' d'olio fresco come cicorelle, me li mangia. Però a mia moglie non ci gode. Che forse da quando l'hai sposata mangia sempre perché sei stanquata, no? Le donne di oggigiorno non ci colla fare niente.
ci porto l'anno scorso, 2 anni fa, ci ho fatto 3-4 kg di cervoni, le lumache. Mia moglie finisce di lavorare alle 2, ce l'ho cucinate, le ho bollite, ci ho fatto un bel sughetto. Quando arrivo a casa, Diego, che cosa hai cucinato? Che cos'è questo profumo? Siete e mangiate, sì. Nati io del cervone. Insomma, tu questo che si mangia tanto. Io non ne mangio. Per dirti. Ma tu l'hai imparato, te l'hanno imparato? No, c'era tuo nonno, mio padre. Che era uno come te, che anche lui. Come me. Quindi ti ricordi che sì, quando eri tutto. Bambino ce n'erano tante di persone sì, come sì, te? Sì, sì, cadavano a Parisiboni. E che li vendevano ai ricchi, sì, se li compravano ai ricchi, ai ricchi. Quindi noi abbiamo nutrito anche i ricchi. No, ai ricchi. Che i ricchi si comprano i simboli. Cioè, se no chi se li voleva comprare? Un povero? Un poverito, beh, gli piace di mangi. Non so, ci vuoi dire qualche altra cosa? Che no. Devo dire più? Adesso, se vogliamo fargli qualche domanda, perché per noi questi sono i cosiddetti informatori, le testimonianze. Senza di loro la fitolimurgia. Prego. Sono anche di mare io, vado a fare i cuccioli, ricci. No, di montagna, solo i funghi, tutto. In campagna, asparagi, faccio tutto, ancora gli asparagi sto facendo ancora, oggi le lumache, sono andato a fare lumache stamattina, lumache. Allora, vedete, nella società avanzata, terziario, post-industriale, ancora esistono da noi, non è che dobbiamo andare nelle comunità aborigene per trovare, esistono ancora figure come lui, raccoglitori di prodotti spontanei. Perché dobbiamo salvare questo patrimonio? Queste saranno le conclusioni. Adesso vediamo che cosa può chiedere. Ah. Io, prima cosa, il mestiere mio è martellista, cavamonti, intonachista, e da allora è finito tutto. Allora mi arrangio in campagna. Perché io ho scavato mezzo compressano col compressore. Poi sono stato 15 anni in Svizzera, a Basilea, ho fatto sempre intonaco, 5 anni a Brescia pure, a fare intonaco, e sono ancora intonachista e martellista pure, però non c'è più niente, mi arrangio ad andare in campagna, arrangiarmi per portare la giornata a casa tutti i giorni, senza fare danno a nessuno. La fitolimurgia è anche un'occasione per lavoro, eh? Vuoi una ricetta buona? Vuoi una ricetta buona? Come si fanno i cervoni? Allora, falli curare 4-5 giorni con un po' di semola in un canestro con la semola. Lascia spurgare, poi li vai a sciacquare bene bene, li metti sotto l'acqua tiepida, li puoi uscire tutti fuori e prepara un bel... A condirli prepara un sughetto a parte. Ah, pomodorini. Aglio, se vuoi mettere un po' di menta pure, sì. Origano, ciò che vuoi mettere. Aglio e prezzemolo, assai. Gli metti peperoncino? Sì, peperoncino, dai. Poi cuocere un bel sughetto. Quando sono cotti un'oretta i cervoni, li cala nel sughetto e li puoi cuocere. Se li spingi nel vino bianco, meglio ancora. Meglio, non sarà la mia uguale. Sì. Il peperoncino per il piccante. No, il peperoncino devi mettere dentro. Sì, un peperone, sì. Il cornalec, sì. Sì, sì. Ciò che metti mettere nel cervone è tutto buono. Io non ne mangio, li vado a coltivare, non ne mangio. Quando ero piccolo io li buttavo nel fuoco e me li mangiavo crudi, piccolino. Adesso passati 50 anni. Qualche altra domanda? No, non contestiamo. No, un'esperienza, no, se fate un po' di origano non potete andare a bagno ancora. Io volevo chiedere una cosa. È vero che quando fa molto freddo quelle erbe pancia? Quando fa freddo sì. Se congela il sibone o la cicorella fa male. Invece deve essere. Non deve stare il gelo. Se gela la verdura fa male. Tutta la verdura fa male.
No, solo i ciboni. Fa male. Perché gelo si amarisce la verdura. Un consiglio mio. Quella fa male proprio. A congelare la verdura è un casino. È un casino, perché se la congeli perde il sapore prima cosa. Invece la verdura bisogna mangiare fresca fresca. Raccolto la campagna e mangiare. Stanno le persone che congelano i carciofi pure. Il carciofo è già un veleno per loro. Quando la congeli, doppio veleno. Ma perché diventa verde? Diventa nera dentro. Verde acqua, perché dipende da come scongeliamo. Sì. Prego. Allora, prego. Che piante? No. Sono sparite, perché le bombature che fanno secca tutto. Ad esempio qualcuno che lei dice c'è qualcuna che non trovi più, è difficile da trovarla, è diventata più rara. Che piante? Io vado a Sibone, cicorelle, cristalli, i cristalli. No, non ne sono più che non trovo, io trovo tutto. No, loro dicono tra le tante specie che tu raccogli. Ma io raccolgo l'erba che si mangiano le persone, la rucola selvaggia, il cristallo, che come un simone è più largo. Ma vado dove non pompano, vado alle terre selvagge, che tu arrivi là, l'erba è così, se vedi giù a Polignano quest'anno, non potevo mettere i piedi per fare i siboni. Per. No, loro ti chiedono, cioè le tue specie che raccogli saranno 5, 6. Sì, però 5. Rispetto a quando eri bambino, c'è qualcuna che non trovi più o la trovi più difficile, è diventata più rara, difficilmente? Ma diventata da quando hanno bombato tutto e seccato tutto. E quindi chi trovi? Le solite, quelle le più solite. Comune. Quelle più quelle diffuse che vendo io tutti i giorni. Sì, ma sono anche le più diffuse, le più buone pure. Anche le più buone. Adesso quando dici cristallo, il cristallo chi è questo cristallo? È una specie di cicoriella larga. Cicoriella larga è cristallo, papà. E perché la chiamano secondo un te cristallo lo chiamano? E perché lo conoscete? Il cristallo, ma non è casa massima cristallo, siamo a conversare. No, il cristallo è come una cicoriella selvaggia. Sì. Che si allarga. Ho capito. La poglia larga. Però è più dolce il cristallo che di Sibone. Buonissimo. Come Picroides. Hai visto che dicono lo stesso? Ma il cristallo è più dolce. Sì, ho capito, però il campione che mi hanno fatto vedere non è uno specchio. Allora, se li porto io qualche campione qualche giorno, possiamo venire a portare il campione. Ci fai una foto di cristallo qua, c'è cristallo. Via Facebook, mettimi, cercami e mi mandi la foto. Comunque, ottobre, novembre, quando comincio, faccio siboni, cristalli, cicorella, rucola. Ok. Allora lo lasciamo, Diego, io penso che dobbiamo fargli un applauso perché non è una testimonianza di poco conto, eh. Sono le figure fondamentali per fare fitoalimurgia, che è anche una ricerca storica, è una ricerca di nomi, perché il problema è un nome ed è quel nome dialettale che diventa la prima coordinata fondamentale per cominciare a cercare e per, con la speranza anche di trovare. Quindi quanto sono preziose queste figure, che sono depositari intanto di nomi, perché stiamo vivendo tempi in cui questi nomi si sono in gran parte persi e questo contribuisce a creare un po' di confusione, anche di quelle tensioni di cui parlavo stamattina, proprio perché si è persa la vera onomastica, perché evidentemente si è interrotta questa catena di tramandare di padre in figlio queste conoscenze, questi nomi intanto. Tanti anni fa si mangiavano sibone e pave e sibone tutti i giorni, per la fame. me lo ricordo io da piccolo. Ma non si può diventare terrazzano, perché non ci sarebbero le piante sufficienti.
non ci... Ma dove vado io? Ne trovo assai. Perché un anno, l'anno scorso, avanti a me, Cristallo, sì, la larga, avanti a me due persone all'asparagi. Sentimi, come ti chiami? Nello. Nello. Diego. Due persone andavano avanti, che state facendo? Gli asparagi, quanti ne avete fatti? 10. Io portavo dietro a loro, già un mazzone così. Ma dove le vedi delle spalle? Vedi, là, sta una, sta l'altra là. Ma... Un chilo e mezzo. Il quintale portato delle spalle questo, dal 15 gennaio. Un chilo e mezzo, un giorno. E c'è so, in un'ora li passo 3 chili io. Quanto costa un mazzetto da spalle? Io li passo da 5 e da 10. 5 euro die- al negozio glieli fai pagare 5-10 o ti metti ai privati? Ai privati. Agli amici. I negozi non ce li porto mai perché non li vogliono pagare. Ah, non li vogliono pagare. Quelli vogliono pagare 2 euro, li vendono a vendi loro. Vabbè, loro li vendono direttamente, direttamente io. Accorciamo agli, agli amici. Mo, vieni qua. Io c'ho, la verità, ho 4 figli con una prima moglie e 3 figli con un'altra. 7 figli. E poi non sappiamo in Svizzera. No, lei dice può insegnare qualcosa. Cioè. Non ne capiscono niente i figli nostri. E lei gli interessa. No, non ne capiscono niente. E poi un figlio adottivo. E poi ma c'è. Incomincio dal 15 gennaio. Si è allungato? Sì, quest'anno sì che si è allungato, ha piovuto. Da 3-4 anni a questa parte si è allungato un pochettino. No, quest'anno sono 5 mesi che sto facendo, e ieri ho fatto le asparagi. Ieri mattina sono andato a fare ancora. No, lì dice, è successo altri anni che... No, come piove, perché se non piove l'asparagi non esce più, secca. Allora, se piove... L'anno scorso lo stesso, fino a maggio, incominciai alla cinino, alla ciliegia e lasciare la spara. Allora, se noi volessimo diventare bravi, sì, insieme a me, a camminare, a saltare le pareti, a semi pareti, sai che vuol dire? Se vuoi conoscere devi camminare. Devi trovare i serpenti davanti, tutto, trovi insieme a me. Diceva un naturalista, chi si occupa di cose fisiche senza peregrinare non fa che romanzi assurdi. Chiaro? Quindi il naturalista deve camminare. Se non mette in conto questo, altro che amare la natura, tutti l'amiamo, anche chi coltiva il suo geranio nel suo... A me piace la natura. Un patente ce lo do io allora, i vigili, i carabinieri, tutti a gap. No, guardi, io sono questo è il punto, dove volevo arrivare. E che patentino ci vuole, scusa? È come quello per i funghi. Ai funghi sì, raccoglitore funghi e venditore funghi. E potevi sì. Pagare sì. Vai a Castellano, ti fanno 3 euro al giorno, ti fanno il permesso. Io ho due tesserini, raccoglitore funghi, 105 euro e 110 per vendere i funghi, a come sono. Quindi non esiste questa cosa? Non esiste. L'anno scorso andai Noci Mottola, il quintale di funghi, era 30 anni che mancavo io di là. Una ballata di briganti si chiama, i panciasquanti. Per. Ehi, raccogliete, voi portate la macchina e raccogli i funghi. A quando venite portate sempre alla macchina. La macchina alle 2, carica, 3-4 quintali alla 2, portate i funghi. Guarda lei,
Va bene, noi dobbiamo rispettare i tempi, ci dobbiamo fermare per chiudere entro le 5:30 questa 3 giorni. Ringraziamo Diego, sei stata una testimonianza preziosissima. Grazie. Allora adesso chiudiamo e vi salutiamo. Patrizia, vuoi dire qualcosa? Tu 2 minuti? 2 minuti. No, le belle donne stanno in televisione. Allora, io vabbè, ringrazio tutti per l'apprezzamento, perché evidentemente si apprezza il fatto che noi assolutamente a titolo gratuito abbiamo fatto tutto questo, anche se a qualcuno vengono i dubbi che questo sia fatto effettivamente a titolo gratuito. E sicuramente, cioè, per tutto questo avete visto, si sono mosse 10 persone tra la preparazione dei pranzi e la pulizia e tutto quanto, quindi secondo me veramente tutti quelli che sono stati nel lato scuro di tutta questa organizzazione sono quelli che sono veramente da apprezzare e da ringraziare, questo solamente. Sì. Niente, io più che conclusioni io vorrei chiamarli ringraziamenti alla fine, perché parlare è stato parlato anche molto di quelli che erano i temi che dovevamo trattare. Vi ho detto, un corso base non impostato su un pubblico generico, perché bisognava spaziare, e l'abbiamo fatto. Ieri abbiamo straripato un po' nei ragionamenti che venivano fatti, è stato bello il confronto. È stata bella anche la classe, che è veramente varia, è interessata, domande ragionate e ponderate, non domande senza senso, ed è stato un corso che a me ha dato soddisfazioni. Io poi non so, ho sentito un po' tutti voi e mi confermate che ha avuto un successo, almeno quello che è stato fatto e quello che è stato detto. Mi dispiace per alcuni che forse non si aspettavano qualcosa in più da quello che ho capito, dal punto di vista più pratico che teorico, no? Però le condizioni ambientali ce l'hanno un pochettino sfavorito, almeno nei primi giorni in cui, come diceva il signore prima, uscire con quelle temperature, insomma, si va anche a rischiare, perché poi allontanarsi da questo posto bisogna cercare sempre il compromesso, quindi magari si è stato più in aula, però si è approfondito di più il discorso teorico sulle piante, la morfologia vegetale, che non è facile da capire. Quelli sono discorsi che si affrontano in una università, quindi c'è bisogno di molto studio, però oltre allo studio quello va accompagnato poi soprattutto all'esperienza pratica, quindi più esperienza si ha e più si è sicuri di riconoscere una certa entità, una certa specie. E il discorso culinario pure mi è piaciuto come discorso che faceva l'altro ragazzo, è un discorso da approfondire sicuramente, perché bisogna dare anche un fine da questo punto di vista, bisogna sensibilizzare soprattutto la gente. Voi penso che siete stati veramente ottimi da questo punto di vista. Bisogna informare anche, adesso voi siete tanti serbatoi che vanno in giro e raccontano la propria esperienza. Poi ci può essere il cuoco interessato che magari prende spunto e ti realizza un piatto nuovo con una di queste specie, no? Oppure rivisita un piatto tradizionale. E questo poi è il successo di questo corso, è che poi esce fuori da quest'aula e comunque viene dissipato tramite i vostri conoscenti, no? E niente, l'esperienza è stata bella per me, per voi penso anche, no? Me l'avete dimostrato un po' che le domande che avete fatto dall'inizio del corso fino ad oggi. E niente, io adesso passerei la parola al professor Biscotti per concludere il corso. Allora, non è facile tentare una conclusione di questa 3 giorni che ci ha fatto toccare con mano quante sfaccettature, quante tematiche sono legate alle erbe eduli. E cominciamo ad assegnare un valore maggiore a questa branca della botanica, che è conosciuta come fitoalimurgia, Phytos alimos urgentia. Ho messo insieme 3 parole per sottolineare
che era questa branca della botanica che si voleva occupare di piante dell'emergenza, dell'urgenza. Questo Giovanni Tozzetti, a cui diamo noi il capo scuola di questa branca, lo spirito di questo suo impegno di studio era proprio quello: l'Europa, l'Italia attanagliata da carestie che si ripetono con cadenza quasi ventennale, e lui capisce che i poveri, le comunità rurali, erano depositari di conoscenze straordinarie che andavano recuperate perché potevano aiutarci a fronteggiare le carestie, perché questo è il problema. Allora, le piante dell'emergenza, dell'urgenza, questa è la filosofia di questa branca. E noi oggi invece abbiamo visto che non è solo questo, che la fitoalimurgia può essere anche qualcosa di più, che può essere utile alla stessa botanica, perché noi, studiando queste specie, che sono quelle che la botanica spesso trascura perché sono complesse, sono difficili anche da determinare, pochi botanici vogliono spendere il proprio tempo per questo gruppo di specie. E perché spesso io mi voglio fare questo esempio, qualcuno ce l'ha portata questa specie, Phlomis fruticosa, è una specie spontanea che la scopriamo perché, occupandoci di piante che ci interessava mangiare, poi scopriamo che c'è anche questa. È una specie nobile, perché diciamo nobile, che è estremamente rara, è conosciuta per la sua presenza in alcune stazioni ai piedi delle pendici garganiche. Io, grazie a questa esperienza, ho capito che c'è anche qua, e quindi bisogna aggiornare le conoscenze della flora pugliese, che dà questa specie per abbastanza rara. Invece, grazie a questa esperienza, noi possiamo dire che c'è anche a Conversano, e questo fa aumentare le conoscenze sulle piante. Questo per dire come una ricerca fitoalimurgica, poi questo è successo anche nella mia esperienza di ricerca nella Capitanata, che cercando piante eduli poi scoprivi altre specie che non erano note, che non erano segnalate, e sono grazie alle figure come Diego, quindi possiamo capire fino in fondo quanto le comunità rurali conoscono meglio della botanica stessa tante specie. E vorrei andare a una conclusione per fare una riflessione su questa relazione, vedete, piante, cibo, storia. Ci può essere anche un altro modo di fare storia che non è solo la storia di guerre, di re, regine, perché questa è l'idea della storia, no? La storia, potremmo fare la storia nostra, dell'umanità, attraverso anche il cibo. C'è un bel libro che parla proprio di questo, è stato pubblicato un po' di anni fa, che cerca di fare una ricerca storica della comunità umana attraverso il cibo, perché poi il cibo ha deciso tutto, ha deciso anche le guerre. La sconfitta di Napoleone viene perché sti soldati non ci avevano da mangiare. La migliore arma, l'aveva capito Napoleone, era proprio il cibo. Questa è la realtà che viviamo, che i nostri paesaggi sono ormai tecnologici, anche questo è un paesaggio ormai che caratterizza i nostri ambienti, no? E può essere uguale a un paesaggio urbano, quindi non è più la campagna bucolica come la immaginiamo spesso. Questa è la realtà, questo ordine, che tra questo paesaggio e quello lì non è che poi ci sia tanta differenza. Quindi i paesaggi in cui ci misuriamo sono appunto questi. Il cibo, già queste belle immagini ci fanno capire che sono creazioni tecnologiche nel vero senso della parola, come è la stessa una macchina, è una nostra invenzione, una nostra creazione. Anche quella bella fragola è un prodotto ad alta tecnologia. Quindi sfatiamo anche questa idea che il frutto poi è natura. Fino a un certo punto sono creazioni nostre e che hanno un livello di tecnologia incredibile, che non è detto che sia inferiore a quello. Ecco le prime riflessioni: il cibo ha creato le civiltà, il cibo ha contribuito a collegarle e quindi ha cominciato a creare la rete dei trasporti. Abbiamo cominciato a comunicare tra di noi, le civiltà, quando abbiamo cominciato a scambiarci cibo.
Ecco come si può fare storia anche attraverso il cibo. La via delle spezie, le spezie è stato tutto il colonialismo in Europa, nasce perché volevamo togliere il monopolio alle Indie, che erano i custodi di questi saperi intorno alle spezie. Il pepe, il diavolotto, Colombo ha scoperto l'America, siamo andati in America, Colombo è riuscito a motivare, a farsi finanziare il suo viaggio perché volevamo trovare un'alternativa a queste spezie, pensavamo di arrivarci prima, Colombo era convinto di arrivarci prima seguendo un'altra via, secondo lui più breve, invece poi scopriamo l'America, un'altra, e Colombo poi ci ha insegnato ad esempio il peperoncino. Un'altra spezia, perché si usavano ste spezie? Perché il problema di questi cibi è, come oggi tutti immaginiamo, si espongono a essere, non si conservano. Allora le spezie era il modo per dargli un po' di sapore, perché l'unica maniera per conservare la carne la dovevo fare essiccare, ma perdeva molto, poi spesso si ammuffiva, attaccata da muffe, erano immangiabili. Allora la spezia, avvolgere, ricoprire di spezie, dalla cannella al peperoncino, questi cibi che rischiavano di essere avariati, lì riuscivamo a dargli un po' di sapore in più, riuscivamo a mangiarli con più gusto, perché spesso erano immangiabili, le tecniche di conservazione non erano tali da garantirci questo. Quindi pensate il successo che ha avuto le spezie nel mondo economico, tutto il colonialismo, gli imperi, i regni nascono proprio con queste. Zucchero e patata significa tante cose, zucchero significa schiavitù, perché abbiamo scoperto che questo dolcificante, che era un modo per, non perché dovevamo arricchire di energia le nostre diete, ma perché con questo zucchero si poteva pensare di utilizzare ancora spezie, e il tè, che poi era amaro, tante cose erano imbevibili proprio per i livelli di contenuti amari, e quindi lo zucchero si afferma perché dobbiamo arricchire, integrare questi alimenti che spesso sono immangiabili, e con lo zucchero diventano. Zucchero è schiavitù, non lo dimentichiamo, che prendiamo 50 milioni di africani e li portiamo nelle Americhe per fare queste piantagioni di zucchero. Patata significa tentare di trovare un'alternativa ai cereali, perché questi, il nostro grano, ci ha fatto soffrire abbastanza, perché le produzioni sono state spesso magre, e quindi le carestie venivano perché le produzioni granarie erano molto molto basse, e quindi non si riusciva. Le patate, abbiamo nutrito tutti gli operai che lavoravano nelle fabbriche, e quindi il successo della rivoluzione industriale è legata al fatto che abbiamo un cibo per alimentare questa forza lavoro che doveva far crescere e sviluppare l'industria. E non è stata mica facile far affermare la patata, perché la patata non sa di niente, diciamolo, forse è più saporita una verdura spontanea della patata. L'hanno portata nel 500, pensate, si afferma dopo due secoli, dopo fatiche incredibili della stessa scienza di stimolare le comunità rurali, dice potrebbe essere un surrogato del grano, dei cereali. È stato veramente difficile, ci abbiamo messo due secoli, ripeto, perché diventasse la cultura che poi noi, specialmente culture popolazioni dell'Italia meridionale, abbiamo usato, ma non solo, ma è già tardi, perché l'Irlanda c'è una malattia che distrugge per diversi anni tutte le colture di patate. C'è una comunità irlandese di circa 3 milioni proprio per carestia, da fame perché non c'è, la patata è stata colpita da un insetto, e per 3, 4 fino a 10 anni in questa nazione si soffre la fame, e obbliga 5 milioni di persone di andare in America. E sapete le comunità irlandesi quanto in America poi si sono affermate. Sono solo alcune riflessioni per riflettere
come attraverso il cibo si può fare, e io arrivo alle conclusioni senza che vado avanti. Che cosa penso che ci portiamo a casa dopo questa esperienza? Io penso che ci portiamo a casa intanto che abbiamo capito che parliamo di qualcosa che non è facile, ma ripeto, questo fatto che non è facile non ci deve spaventare, ma ci deve far accettare quello che per noi deve essere un valore, e mi piace ribadirlo ancora, il valore della complessità, perché le cose sono complesse. Quindi questa che per voi è una sorpresa di non portarvi certezze, verità a casa dopo questa esperienza di corso, non deve essere un problema, ma deve significare cambiare il tipo di approccio che noi dovremmo avere da oggi in poi. Grazie a Dio sto bene. Chi ha ragione dei due? Hanno ragione tutti e due, perché ecco l'incertezza, ecco la mancanza di certezza, perché abbiamo visto la stessa tossicità è un concetto del tutto relativo. La tossicità dipende intanto dalla specie. Il gatto può morire con quella sostanza, la specie uomo no. Dipende anche da logiche etniche. Una comunità che ha mangiato per tanto tempo, ne abbiamo viste alcune, è diventata non sensibile a quella pianta, e quindi per quella comunità il tamus communis, la Puglia, lo mangia. Se andate nel Veneto è dichiarata ufficialmente erba tossica. E allora dove sta la verità? Quindi la verità è che la tossicità è un concetto complesso. Dipende dalla specie, dipende da logiche etniche, c'è una sensibilità addirittura individuale, ognuno di noi risponde diversamente a questa sostanza tossica. E quindi, perché qualcuno dice pure l'acqua ci può far male se ne saboriamo, se esageriamo. Allora, chi l'ha detto che dobbiamo esagerare a mangiare tutti i giorni borragine? Dove sta scritto? Come anche se le nostre diete sono talmente povere che spesso mangiamo 5-6 cose che le ripetiamo nell'arco della settimana. Allora l'erba edule può essere un modo anche per diversificare le nostre diete, e questo è interessante. L'erba edule può essere uno stimolo per allargare la nostra dieta, e allora forse da questa esperienza di corso può venire uno stimolo, cioè che ognuno di noi possa diventare, o tutti insieme, un nuovo domesticatore di queste specie e iniziare coltivandole, come diceva Angelo Passalacqua ieri. Ognuno di noi può cominciare a raccogliere i semi, può cominciare a seminarli, a creargli l'ambiente del coltivo e favorirli, e quindi chi lo sa mai che con noi potrà iniziare, riprendere, e arrivo alla conclusione, quel processo di domesticazione che sembra che sia stato interrotto, e con la fitolumirgia potrebbe essere sicuramente ripreso. Quindi cresciamo e moltiplichiamoci. Grazie ancora.